Riprendono i lavori al grattacielo della Regione Piemonte grazie a una bozza di accordo sottoscritta con CMB e Montepaschi di Siena. Lo ha annunciato il vicepresidente della Giunta regionale Aldo Reschigna alla prima commissione. Preoccupazioni su ritardi e rischi contenziosi sono state espresse dalle opposizioni. In settimana la prima commissione ha intensificato i lavori per esaminare il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Piemonte. Garantiti, ha sottolineato la Giunta, gli stessi fondi del 2016 su cultura, istruzione, diritto allo studio, politiche sociali e fondi strutturali europei. Una marcia per dire no alle mafie ha unito idealmente il 21 marzo 4.000 luoghi in tutta Italia e almeno 500.000 persone. Si è contraddistinta così la 22esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie di Libera, che in Piemonte si è svolta a Verbania e ha visto partecipare circa 8.000 persone. Torna ragazzi in aula, progetto di educazione civica del Consiglio regionale che permette agli studenti di vestire per un giorno i panni dei consiglieri regionali, ideando, scrivendo, discutendo e votando il testo di una legge. La giornata conclusiva si svolgerà in aula il prossimo 12 maggio. Immigrazione, sviluppo dei popoli, cooperazione internazionale. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris nel convegno Lo Straniero, organizzato dal Comitato regionale per i diritti umani, con il coordinamento interconfessionale Noi siamo con voi. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia raccoglie oltre 5.000 episodi che hanno causato più di 20.000 vittime, di cui 2.872 piemontesi. La banca dati, voluta dal Consiglio regionale, finanziata dalla Repubblica Federale Tedesca e promossa da ANPI e Istituto Ferruccio Parri, ha coinvolto 130 ricercatori ed è stata presentata al Polo del Novecento. Quale cognome per i figli? È il titolo del convegno promosso a Palazzo Lascaris dallo Zonta Club International con il patrocinio della Consulta Femminile. Tema dell'incontro, la sentenza della Corte Costituzionale che prevede che da ora in poi, con l'accordo dei genitori, il doppio cognome possa essere imposto al figlio legittimo.